Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come potete vedere qui dietro di me c'è veramente tanto fermento, ci sono tante auto, c'è il MIMO 2023, manifestazione alla terza edizione, fantastica, voluta da Andrea Levi, il patrono di questa manifestazione, un grandissimo appassionato di motori. È una manifestazione completamente gratuita a Milano e a Monza, qui siamo a Monza, dove ci sono esposizioni di auto meravigliose, qualcosa di eccezionale, dove anche le case presentano le loro auto, i loro nuovi prodotti e soprattutto si possono richiedere anche dei test drive in pista. Devo dirvi che manifestazione organizzata benissimo. Oggi è domenica, manifestazione è durata 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, ripeto, ingresso completamente gratuito, quindi potete venire con le vostre famiglie, anche perché c'è tanto per i vostri bambini, ci sono tanti eventi, tante occasioni per poter toccare con mano e vedere delle auto che in realtà difficilmente potremo vedere per strada. Devo dirvi che, guardate, già sono le 9 del mattino, hanno appena aperto i cancelli e c'è già un bel po' di gente. Vi faccio vedere intorno, ci sono davvero tante, questo è solo il piazzale dei paddock, poi c'è l'altro piazzale di fronte dove ci sono ancora altre vetture, qui dietro di me lo stand della Hira, auto elettrica tutta italiana, fantastico, un altro prodotto eccezionale da vedere qui al MIMO, e dietro di me ancora qui lo stand del Indy Autonomous Changes, queste monoposto a guida completamente autonoma che girano in pista senza essere guidate da remoto, quindi delle auto davvero a guida autonoma con motore termico, un 2000, 4 cilindri, ma guidano da sole, cioè qualcosa di eccezionale, in collaborazione col Politecnico di Milano e con tante altre università che hanno studiato, hanno ricercato questo prodotto. A Monza la prima gara su un circuito vero, perché le prime sono state negli ovali, come sappiamo gli ovali sono un po' più semplici, queste auto, insomma un po' più semplici, diciamo che tra virgolette più semplici, ma a Monza un vero e proprio circuito tortuoso, queste auto guidano praticamente da sole, un qualcosa di eccezionale. Insomma ragazzi, qui al MIMO 2023 c'è tanto per voi, c'è tanto per le vostre famiglie, c'è tanto per i vostri bambini, venite quest'anno. Terza edizione, l'anno prossimo la quarta, quindi se vi siete persi quest'anno ricordatevi l'anno prossimo, in questo periodo c'è sempre il MIMO. Ragazzi, andiamo a vedere in giro quello che ci propone oggi MIMO 2023. Sì, questo è il MIMO, un'edizione dinamica, un festival motoristico, entrata gratuita, questo ci permette di avere i giovani, le famiglie, quindi un pubblico molto allargato, al quale che cosa offre il MIMO? Tutto quello che è la mobilità, dalle auto più emozionali, le sportive, le hypercar, abbiamo tutti i brand principali, fino alle auto di tutti i giorni in tutte le tecnologie. Quindi stiamo facendo test drive di vetture elettriche, ibride plug-in, ibride full hybrid, mild hybrid, quindi si può venire al MIMO, le famiglie si orientano, si scopre quello che fa più per le proprie esigenze e poi tante le attività di intrattenimento, perché il MIMO è questo. Quindi abbiamo concerti, abbiamo avuto attività per i bambini, attività per il sociale. Cerchiamo di unire tutto in questo festival a disposizione del pubblico. Sì, il MIMO ospita l'Indy Autonomous Challenge, che è una competizione di monoposto, sono le Formula Indy completamente a guida autonoma. I piloti diventano le università dei team statunitensi, coreani, italiani, tedeschi, che si sfidano quasi a 300 km orari in quella che è la tecnologia, diciamo, della guida autonoma, che poi viene portata sulle auto di tutti i giorni attraverso la frenata autonoma, il mantenimento di corsia, eccetera. Ma guarda, ognuna di queste giornate abbiamo visto circa 30-40 mila persone, il successo è stato straordinario e ci piace vedere come interi nuclei familiari si avvicinano al MIMO, girano per gli stand liberamente e possono di nuovo riassaporare quella che è la passione per i motori. E qui ragazzi siamo in Italia, guardate che spettacolo, che linea meravigliosa. Aera, la diciamo prima supercar, diciamo, tutta made in Italy, full elettrica. Uno spettacolo, è stata presentata qualche giorno fa, sempre qui al MIMO. Un'auto meravigliosa, io non riesco a farvi vedere la dimensione di questi cerchi, sono 24. La macchina che dovrebbe costare dai 160 ai 180 mila euro, consegna 2024, ma a settembre dovrebbero aprire le prenotazioni di questo bolide eccezionale. Come potete vedere ha una linea veramente strepitosa, è bellissima. Prodotto tutto italiano, made in Italy, dal genio di due imprenditori che hanno, come dire,
hanno avuto l'azzardo di fare un qualcosa di questo tipo, che vi devo dire dal vivo è veramente uno spettacolo, una macchina futuristica molto bella. Potete vedere le linee veramente strepitose, purtroppo non si può vedere l'interno perché è chiusa, ma come potete vedere qui a evidenziare l'origine dell'auto italiana, la bandierina bella, piccola, discreta. E io non riesco a farvi vedere la dimensione del cerchio da 24 pollici perché in video non rende, ma vorrei farvi mettere la mia mano per farvi vedere la mia mano in confronto al cerchio. Insomma, è veramente qualcosa di mostruoso questa spettacolare Aira, una macchina che dovrebbe garantire circa 400 km di autonomia, da quello che ho letto, potenza ovviamente stratosferiche, e beh, diciamo che ci sta tutta, molto bella, prodotto italiano. Diciamo che il prezzo sicuramente non è alla portata di tutti, ma parliamo di un prodotto davvero di altissimo livello. Guardate il dettaglio degli specchietti retrovisori con una telecamerina, un design mozzafiato, bellissima. Sempre Aira, questa è il modello, diciamo, SUV, avete visto la sedan, la berlina, questo diciamo che è il modello SUV che è stato presentato già un po' di tempo fa. Comunque anche questo è un prodotto di veramente altissimo livello, veramente bellissima. Il colore, un colore molto particolare, non si capisce, un azzurrino sul celeste, boh, non si capisce, ma la macchina bella, ragazzi. Beh, io non amo molto le elettriche, ma dobbiamo convincerci che probabilmente, anzi senza probabilmente, il futuro sarà questo. Comunque, le auto di per sé non sono male, certo i prezzi non sono quelli di una Fiat 500, beh vabbè, vedremo. Vi faccio vedere qui il paddock delle Indy Autonomous Challenge monoposto, auto a guida completamente autonoma, come potete vedere dalla... Nel posto del pilota c'è un sistema di telecamere pazzesco. È un progetto in collaborazione con diversi politecnici, tra i quali c'è anche il Politecnico di Milano. È un progetto molto ambizioso, queste auto hanno corso negli ovali con grandissimi risultati, ripeto, guida autonoma, non c'è nessuno. È un sistema computerizzato molto sofisticato. A Monza ci sarà l'esordio di una gara su un circuito vero e proprio, quindi non un ovale. E la cosa fantastica, che c'è anche il Politecnico di Milano come vi ho detto, la cosa fantastica è che sono veramente auto eccezionali e di tecnologia super avanzatissima, bellissimo, bellissimo, bellissimo tutto. E questo spettacolo di De Tomaso P72, ragazzi, questa è veramente, veramente meravigliosa. Guardate lo stile retro di quest'auto, è un'auto presentata nel 2023, quindi nuovissima, ma il suo stile ricalca le auto del passato. Macchina eccezionale, è basata sullo chassis di una Apollo Intensa Emozione, è veramente una cosa di io dal vivo non so... Probabilmente in video non si riesce a capire la bellezza di questi prodotti, è fantastico. Il motore che monta quest'auto è un Ford V8, 5.000 di cilindrata, sovralimentato da un compressore prodotto negli Stati Uniti dalla Roush. E cambio manuale, ragazzi io non ho parole, cambio manuale a 6 rapporti, ovviamente. Sviluppa una potenza esagerata di 700 cavalli e una coppia di 825 Nm. Io vorrei farvi vedere anche all'interno, ma non si vede, il cambio manuale di questa spettacolare, spettacolare De Tomaso P72. Vi faccio vedere anche la parte anteriore che merita tantissimo, perché ragazzi queste auto sono un vero spettacolo, guardate che meraviglia. Bella, 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 ma è bella a dire poco. E qui siamo veramente anche qui al top. Come sapete, questa è una spettacolare Aston Martin Valkyrie, auto meravigliosa, un'auto mozzafiato. Questa Nürburgring ha fatto vedere i sorci verdi a tanti. Auto che monta motore V12 aspirato, 6500 cc di cilindrata, cioè 6500, vabbè, è costruito dalla Cosworth, è il motore, sviluppa 1000 cavalli, è accoppiato a un motore elettrico della Rimac che funge appunto da KERS, permette di raggiungere la potenza complessiva tra
impianto termico e impianto elettrico di 1160 cavalli, peso 1000 kg. Avete capito, il rapporto peso-potenza di quest'auto è veramente stratosferico. Scatta da 0 a 320 km orari in 10 secondi. Cioè ragazzi, 0 a 320 km orari in 10 secondi. Trasmissione 7 rapporti, macchina spettacolare, spettacolare, davvero spettacolare. Adoro, la Aston Martin Valkyrie per me è un altro spettacolo della tecnica e dell'ingegneria automobilistica. E al MIMO 2023 anche qualcosa di molto 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 sportivo, il Ferrari Challenge, che lo conosciamo tutti, categoria fantastica e sicuramente un format eccezionale di Ferrari, con la sua ultimo, il suo ultimo prodotto, la Challenge 488 Challenge Evo, motore V8 90 gradi, cilindrate 3900 cc, 670 cavalli a 8000 giri, coppia 760 Nm a 3000 giri, 1340 kg di peso. Ragazzi, veramente bella 488, questa è anche abbastanza sporchina, quindi reduce da qualche battaglia in pista, non l'hanno nemmeno lavata, perché deve essere così, un'auto sportiva, un'auto da gara deve essere così, non può essere lavata, deve essere zozzissima. Bella, bella la 488 Challenge, sempre sempre bella. Qui abbiamo una meravigliosa, bellissima Maserati Gran Turismo, sempre classica, bella, eccezionale, auto di un livello molto alto, una berlina, diciamo una berlina, una sportiva molto elegante, mi piace, è molto raffinata e molto elegante. Poi ovviamente abbiamo da questa parte anche il SUVone Maserati, il Grecale, trofeo, bella, bella, sempre bella, SUVissimo Maserati. E poi abbiamo una spettacolarissima 355 Challenge. Ragazzi, la 355, come sapete, è una delle auto che più mi piacciono in assoluto. Poi la versione Challenge è veramente uno spettacolo, questo giallo con gli sponsor Rosso Corsa mi fa morire. 355 Challenge, veramente eccezionale anche questa, motore come sapete V8 90 gradi, 3500 di cilindrata, 380 cavalli a 8250 giri e 363 Nm a 6000 giri di coppia, 1355 i chili di quest'auto. Che bella la 355 Challenge, mi ricorda i tempi delle battaglie in pista con queste auto, spettacolo. E qui c'è anche esposta uno spettacolare Ferrari Monza SP1. Beh ragazzi, eccezionale, è molto bello tutto. Ovviamente sapete che io vi porto sempre tutto quello che effettivamente è molto bello, ma come potete vedere ci sono delle transenne e possono accedere solo clienti Ferrari ad invito, non può accedere nessun altro. Ed è un'area praticamente del paddock completamente chiusi, come potete vedere lì c'è anche un simulatore, c'è anche, non riesco a riconoscere che Ferrari storica è lì dietro, dei divanetti, vabbè, è un'area completamente chiusa al pubblico. Il senso di fare una manifestazione del genere e chiudere al pubblico un'area di questo tipo, sinceramente non riesco a trovarlo. Ho chiesto anche se si può accedere, io ho il pass media, il pass stampa, per poter fare delle riprese da vicino, non si può accedere nemmeno col pass stampa, non si può accedere assolutamente a niente. Quindi bellissimo ragazzi, tutto bellissimo, venite al MIMO, però queste situazioni sinceramente non le condivido. All'estero funziona in maniera molto diversa, io avrei messo delle transenne intorno alla SP1 per far accedere le persone almeno un metro, due metri di distanza, ma non un completamente, sono tre box, quattro box completamente chiusi, blindati, chiedendo, mi dicono no, è solo ad invito, e l'invito è solo per i clienti Ferrari. Maserati anche ha la MC20 all'interno dei box, ci sono delle transenne, non si può accedere, e quindi anche qui capisco molto poco il senso di esporre delle auto e poi chiudere l'accesso, e il pubblico a 5 metri, 8 metri di distanza, va bene tutto, va bene tutto. Comunque c'è tanto altro da vedere qui al MIMO, peccato che le persone arrivano, il pubblico arriva e su 10 persone 9 si girano quando gli dice non si può accedere, e sono abbastanza, come dire, deluse, ecco, un po' deluse. Quindi direi che bisogna trovare una forma diversa, limitare completamente l'accesso mi sembra un po' esagerato. Vabbè, comunque questa è la mia idea. E qui abbiamo McLaren 765 LT, bella, 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 un altro spettacolo. Guardate qui, la guida destra questa, e ovviamente McLaren quest'altra. Mamma, che meraviglia! Ragazzi, qua siamo anche qua allo spettacolo più assoluto. Questa 765 LT verde, mamma che bella, bella. Stand McLaren, stessa cosa di Ferrari e Maserati, completamente blindato a tutti.
Bene, bene, bene così. Lotus Elettra, anche il SUV della Lotus, fantastico, bello, un colore giallo molto 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 bello. Un'auto, anche questa, un po' particolare, beh, qua vediamo le caratteristiche, 450 kW, 710 Nm, da 0 a 100 in 4 secondi e mezzo, 530 km dovrebbe essere l'autonomia, insomma, un bel prodotto, devo dire che... secondo me Lotus, ecco, un prodotto di questo tipo, forse le linee non le ha proprio azzeccate al 100%. Sarà perché io nella mia mente Lotus, il marchio Lotus, mi ricorda delle linee molto molto diverse, però molto bella. E ovviamente, come non poteva mancare, lei mira della Lotus 3005 V6, motore stratosferico, bella macchina, bella bella bella, colore blu molto molto particolare, molto strano, però le mira First Edition, guardate l'etichetta, quanto è bella. Ovviamente dal finestrino non riesco a farvi vedere niente perché i riflessi sono tremendi, forse qualcosa si vede, però le mira è sempre, ecco, questa è la linea Lotus che io, alla quale io faccio sempre riferimento, anche se per me l'Exige, l'Elise sono veramente le intramontabili. Bella però le mira. Che meraviglia, che spettacolo. Queste sono linee, questa Lotus, ma no, vabbè, bellissima anche la colorazione Lotus degli anni 70, quella classica con la ridina dorata, nero col rigo dorato, veramente, ma che bella è, ma che bella è, ragazzi, veramente uno spettacolo, e via Fittipaldi, mamma mia che bella, e sì, la colorazione mi ricorda tanto tanto le Lotus F1 del passato, bella. E qui siamo veramente a qualcosa di eccezionale che è appartenuto alla nostra storia del motorsport. Lancia LC2 dell'83, ragazzi, ma di cosa parliamo? Una macchina di 850 kg di peso, 680 cavalli, uno spettacolo. Lancia LC2 live qui allo stand della Fondazione Macaluso, bella, una meraviglia, con ovviamente la sua livrea Martini, che è assolutamente più che mozzafiato. LC2 Lancia, un'auto che ha fatto la storia. E qui accanto abbiamo un altro prodotto stratosferico, Lancia Beta Monte Carlo Turbo, fantastica auto che ha partecipato anche al campionato in Italia, gruppo 5 credo, e poi al DRM tedesco, che era il campionato pre-DTM, quindi ce l'abbiamo anche sui nostri simulatori. Queste auto sono stratosferiche, motore turbo 1.4 di cilindrata con una coppia stratosferica, Lancia Beta Monte Carlo Turbo, bella bella bella, veramente veramente eccezionale. Questo ha partecipato, sì, c'è il cartello, la Signora del Mugello, la Signora di Vallelunga, certo certo certo, ma ha preso parte anche al DRM tedesco, che era un campionato molto molto particolare, con le Porsche 935, insomma c'erano delle auto stratosferiche, c'era la BMW M1, ovviamente tutte auto, quasi tutte silhouette. Questa ragazzi, guardate, vi faccio vedere la parte, che meraviglia, questa l'abbiamo vista anche al museo Dallara nella colorazione rossa, proprio perché Dallara ha curato lo sviluppo di questa auto, Lancia Beta Monte Carlo Turbo, che bella. Altro prodotto che abbiamo già visto al Mimo dell'anno scorso, ma la Iannarelli, bella 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 questa piccola Spider, piccola, sì, discretamente piccola, però poco più grande di una MX5, e qui abbiamo KTM XBU, macchina eccezionale, anche questa l'abbiamo vista al museo Dallara, perché come vi ricordate, sicuramente vi ricorderete tutti, anche quest'auto è stata studiata, la collaborazione con Dallara, è stata fatta una collaborazione con Dallara per lo sviluppo e la produzione di quest'auto. Bella, veramente, oddio, bella, bella, divertentissima e sicuramente particolare, bella, insomma... la bellezza per me ha dei parametri un po' diversi, però indubbiamente è una macchina molto interessante. E qui abbiamo pure Sport, che presenta, diciamo, espone le proprie auto. Come sapete, potete guidare in pista queste auto, potete guidarle in pista sul sito pure Sport,
potete fare dei giri nei diversi circuiti, anche a Monza. Sono auto veramente di un livello esagerato, parliamo di 430, parliamo di Mercedes AMG, parliamo di auto veramente di un livello molto molto alto. Beh, se vi diverte, se vi interessa partecipare a queste sessioni di Pure Sport, andate sul loro sito, non è pubblicità, ma è giusto perché se vi piacciono i motori, certo i prezzi non sono bassissimi, però vi assicuro che tenere a Monza un'auto di questo tipo è tanta roba, scenderete con le gambe che vi tremano se non l'avete mai fatto. Anche due ruote, qui al Mimoco, KTM espone la Brabus, fantastica serie speciale, moto da 45.000 euro, però per gli appassionati, un tempo avevo la motocicletta, ero anche io appassionato, poi è una passione che ho lasciato un po' morire, però devo dire che quando vedo una due ruote fatta bene, bella, mi viene sempre quel pallino di riprendere la motocicletta, però è meglio che me lo faccio passare, va. Anche qui abbiamo KTM X-Bow GT, bella, guardate gli interni, che spettacolo, guardate il colore anche di questo KTM, molto molto bella, veramente eccezionale. La targa personalizzata X-Bow 3 mi fa morire, che spettacolo. E qui una meravigliosa Dallara stradale, come sapete, un'auto che mi piace tantissimo. Dall'area stradale è un mix tra auto, diciamo, stradale per andare in strada e per andare in pista, perché in realtà con questa ti diverti tantissimo in pista, molto molto bella, anche questa colorazione particolare con questa sponsor particolare. Poi però abbiamo una molto più, diciamo, come dire, secondo me più bella, questa colorazione bella, molto bella questa, quella era una barchetta vera e propria, questa c'ha già e ha già tutto il parabrezza, tutto, insomma, è già diversa, molto molto bella dell'area stradale. E ovviamente come poteva mancare la scuderia del Portello con questi prodotti veramente eccezionali. Sapete, la scuderia del Portello è praticamente Alfa Romeo, l'abbiamo già vista in diverse occasioni, e custodisce queste spettacolari auto del passato che senza parole in giro per strada difficilmente riusciremo a vederle ancora. Però e qui lo stand BYD, auto elettriche arrivate sul mercato, molto aggressive, molto particolari, insomma, hanno tanto, hanno degli equipaggiamenti veramente molto interessanti, sono auto, diciamo, che c'è da una così auto un po' più piccola come la Dolphin ad auto un po' più, come dire, prestigiose, un po' più grandi, un po' più particolari. Potete vedere che comunque fanno anche test drive con queste auto, e fare un test drive sicuramente è molto interessante, credo, auto comunque di produzione asiatica, molto belle tutte, ormai ragazzi, l'elettrico c'è completamente invaso, ma va bene così. E ovviamente le case automobilistiche, come vi ho detto, ci sono test drive da poter fare, abbiamo Volkswagen, abbiamo il box di Isoradio, abbiamo anche Hyundai che fa testare delle auto, e la Ioniq 6, poi la Ioniq 5, ci sono delle auto esposte, e insomma ce n'è un bel po', ce n'è davvero un bel po'. Qui un Ferrarone, non ho ben capito di che modello si tratta, però intanto girano anche questo suono stratosferico. Bello. Se volete potete anche fare dei test drive Dodge di questi piccolissimi RAM, che in centro credo a Milano siano l'ideale per trovare parcheggio, molto molto comodi, però potete provarli qui al Mimo Dodge. E qui al Mimo abbiamo visto quattro ruote, due ruote, però abbiamo anche qualcosa che va in acqua, questo motoscafo spettacolare, ragazzi, vi devo dire che è una meraviglia. Io amo anche questo mondo, anche se non ho né una barca né niente, ho solo la patente nautica, ma devo dirvi che questo è veramente uno spettacolo. Vorrei vederlo da dentro, però se no è tutto sul carrello di questo Dodge Ram, bello. E qui è nel paddock 2 praticamente, la zona antistante a quella dei paddock,
e abbiamo un'esposizione di tantissime cose, tra le quali questo special stage con queste auto spettacolari. Come potete vedere ci sono dei prodotti veramente eccezionali, veramente belli belli belli. E poi in giro vi porto a vedere, ecco, infatti area club paddock 2, questa è l'area dove ci sono tutti i club, quindi esposizione di auto appartenenti a club, quindi di privati che portano qui i loro prodotti. C'è di tutto, ragazzi, inutile soffermarsi, vorrei riprendere una per una, ma qui c'è di tutto. Qua il BMW Z Club, quindi con le BMW Z di tutti gli anni, tutti i modelli. Poi abbiamo anche le 500, ma 500 storiche, mica la 500 nuova, moderna, bella bella bella. Abbiamo anche un'area auto di diversi, qui abbiamo Porsche, abbiamo il Fiat 130 Club, che spettacolo, abbiamo delle Corvette, abbiamo NSU Rins, abbiamo queste americanate, sarà un club di auto americane, infatti vedete c'è Mustang, Pontiac, c'è di tutto di più. Poi ci sono le Fiat 130 Mustang, c'è il Deltone Club, quindi sicuramente per gli amanti delle, vi faccio vedere delle, la Camarona, un'altra Dodge fantastica, bellissima, Mustangone. Insomma ragazzi, ce n'è di tutti i tipi, di tutti i colori. Io non so, sono veramente basito, qualcosa di eccezionale. Ce n'è tante qua, proprio le muscle car. Beh, muscle car probabilmente presenza più massiccia di tutti gli altri club. Beh, dall'altra parte vedo quelli Fiat 500 Abarth Club, ce n'è tantissimi anche di 500 Abarth, ma muscle car qua siamo, questa storica. Oh, che bella ragazzi, questa Mustang 351 storica e una, ma che bella è? Mustangone, bello bello. Qui ce n'è una marea, anche qui. Questa è un'altra. Oh, sto male. Quanto è bella. E poi abbiamo qua anche altre solite Mustangone, di tutto di più. Poi abbiamo i Dodge Pickup, abbiamo anche le auto, fantastico, Carabinieri Seat, Panda dei Carabinieri, verde, Punto dei Carabinieri, Ambulanza, abbiamo di tutto di più. E abbiamo qui l'esposizione di un cacchio di carro armato, è un mezzo militare pazzesco, è in moto ragazzi, è in moto, lo stanno facendo muovere, vediamo in diretta, riusciamo a capire cosa stanno facendo. Cosa di meraviglioso, c'è un odore di gasolio che voi non avete nemmeno idea, qualcosa di abbastanza mostruoso, è in moto ma non credo si possa muovere perché c'è un... ecco perché sento la puzza, perché c'è il lo scarico proprio da questo lato. Che meraviglia, che meraviglia, qua la zona dei mezzi militari, zona dei mezzi militari, e qui il nostro bellissimo italianissimo Lince, è un veicolo stratosferico, ragazzi non credo che mi sentiate perché stanno accelerando con questo militare pazzesco. Il Lince è un mezzo eccezionale che resiste anche ad esplosioni di un certo livello, molto molto bello, molto bello, italiano, tutto italiano, in dotazione al nostro esercito italiano. Ecco il Lince, molto bello, molto bello, molto bello il Lince. Eccolo qua ragazzi, l'interno del nostro amatissimo Lince, guardate che bello, che mezzo spettacolare, che mezzo mastodontico, Lince eccezionale, tutto prodotto italiano, bello 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 bello. E mezzi speciali anche qui, con, guardate
questi camion, questa autobotte Agip, quanto è bella gialla. Poi abbiamo un bus, un Fiat, ragazzi, uno simile, un po' più moderno, il Fiat 308, l'ho guidato, facevo parte dell'autoreparto dell'aeronautica nel 1991, facevo la linea, quindi andavo a fare la linea, era accompagnare il personale per determinate destinazioni, una linea che praticamente li accompagnavi a casa come se fosse proprio una linea vera e propria, con il Fiat 308, che era un camion, un bus veramente, non esisteva niente, il freno, come toccavi il freno sul bagnato, inchiodava, bloccava, bellissimo. E un'altra autobotte spettacolare, è un altro camion eccezionale. Beh, devo dirvi ragazzi, questi mezzi a me, a prescindere da tutto, piacciono veramente tantissimo. Dall'altra parte c'è ancora, c'è veramente, cos'è, un leoncino quello rosso, che spettacolo, che meraviglia. Questi mezzi mi piacciono, sì, tanto. E come vi dicevo, anche le forze armate hanno il loro angolo, il loro stand con i loro mezzi a disposizione, il Land Rover, questa motocicletta Yamaha dovrebbe essere la Tracer, bella, molto bella. E abbiamo anche qui, questo invece è il Ducatone multistrada dei Carabinieri, bello, eccezionale, molto molto bello. Già il Ducati multistrada è bello, in divisa è ancora più bello. E poi la mitica, fantastica Giulia, prodotto tutto italiano, auto stratosferica, bella. Ragazzi, Marina Militare che mette a disposizione un simulatore statico della B212, un elicottero veramente eccezionale, guardate la plancia, è assolutamente realistica, vi potete sedere qui, tutto gratuito, e avrete sicuramente insieme a voi, farete un'esperienza a bordo di un elicottero della Marina Militare, tutto gratuito, bellissimo. Questa è un'area della Marina Militare veramente eccezionale, qui potete farvi la foto in divisa, guardatemi, ecco, sono in divisa, in automatico vi viene assegnata questa divisa. Quest'area è bellissima, della Marina Militare, che esprime davvero al meglio quelle che sono le attività di questo corpo, e come potete vedere ci sono anche degli schermi che vi mostrano tutto quello che in realtà viene fatto dalla Marina Militare. E qui ancora forze armate, i mezzi dei vigili del fuoco, classica autobotte, un mezzo particolare, un TIR enorme, CNVVF Detection, CBRN Detection Sampling and Monitoring Unit, quindi è praticamente una sorta di punto di comando, quello che può essere un punto di comando in situazioni particolari, dove i vigili del fuoco vanno a coordinare le diverse attività in seguito a qualche evento particolare. Quindi molto bello, enorme soprattutto, e fantastico, sicuramente qualcosa molto molto interessante. E qui abbiamo un mezzo fantastico in dotazione ai nostri aeroporti, quindi un mezzo che per strada non vedremo mai perché è molto particolare, adibito esclusivamente all'estinzione incendio negli aeroporti, che sappiamo benissimo essere completamente diversa da quelle che possono essere le esigenze che abbiamo quotidianamente sulle strade, ed è accessoriato con sistemi di estinzione molto 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 particolari. Bello. E al volante, sapete, una rivista di automobili espone delle macchine non indifferenti e delle auto molto belle, c'è una Porsche, un Ferrari, una dall'area stradale, un'altra Ferrari 812, belle, veramente carina questa cosa di esporre queste auto, stand di al volante. E qui anche un'area simulatori, come potete vedere nello stand GT Talent, ci sono due simulatori distinti di Meat Jet, molto carini, da provare anche questi, tutti gratuiti, bello. E vabbè, per i più piccoli c'è anche Hot Wheels, questa Tesla wrappata, super wrappata Hot Wheels, molto carina, molto bella. E qui tutti i bambini possono giocare e costruire, fare cose simpatiche, sempre nello stand Hot Wheels. Abbiamo tanto, c'è l'Hard Rock Café Milano con il chiosco per poter gustarsi qualcosa, e bellissimi, ci sono anche bevande, c'è di tutto e di più. C'è ovviamente un merchandise Mimo, come potete vedere da dietro, vedete le Fiat 500 appartenenti al 500 Abarth Club. E ce ne sono veramente tantissime, anzi è proprio l'Abarth Club, perché vedo anche delle 124. Poi c'è un palco dove ci saranno delle esibizioni, musica,
c'è musica, cibo, auto, motori, tutto. Insomma, ragazzi, una prestazione veramente bellissima. Poi abbiamo quattro ruote, anche lo stand di quattro ruote, con delle, anche qui ci sono degli eventi, delle manifestazioni, delle cose molto interessanti anche qui. Poi abbiamo scuderia Ferrari Club Lodi, che fa questo con i bambini, insomma, questo percorso con delle auto, e i bambini possono andare tranquillamente in tutta sicurezza a divertirsi in un percorso prestabilito con delle auto a pedali, organizzato dalla scuderia Ferrari Club di Lodi. Molto bello. Un'altra area food molto molto bello anche qui, con dei tavoli bellissimi. Qui immagino sono le 10, immagino all'una ci sarà il macello, e insomma, e come potete vedere, tutto intorno veramente c'è tantissimo, tantissimo da poter fare qui al MIMO 2023. Il mitico Cayenne, prima serie, cingolato. Oh raga, cingolato, qualcosa di strepitoso, ma vi rendete conto? Bellissimo, e questo è chi lo fermo, unstoppable davvero. Stand Mafra, potete ammirare questo Cayenne cingolato, molto 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 interessante anche questo. Beh, vabbè ragazzi, io impazzisco a vedere il genio di alcune persone che si inventano prodotti di questo tipo. Adoro, meravigliosi. Simulatori con tantissimi simulatori, veramente eccezionale, molto bella, e credo gestito da K Informatica il tutto, sicuramente gestito da K Informatica. Questi simulatori bellissimi con Fanatec Podium, molto belli. Thank you.
guarda. Perché noi siamo inclusivi come squadra di pallavolo, purtroppo non c'eravamo tutti perché tre dei nostri ragazzi sono ai mondiali di Special Olimpica a Berlino e quindi non eravamo tutti presenti, però insomma siamo venuti soprattutto per farci conoscere, perché proprio conoscono la pallavolo in cui